Ci sono meno torce ardenti e c'è anche meno gente rispetto a quella dell'8 dicembre, ma senza alcun dubbio per chi vive ad Agnone la vera andocciata è proprio quella che riscalda la sera della vigilia di Natale. Certo, i numeri da record registrati all'Immacolata, circa 25.000 le presenze stimate dagli organizzatori, sono confortanti e inorgogliscono, ma quel senso di intimità che si percepisce in questa serata è qualcosa di unico. C'è la fierezza delle proprie tradizioni, c'è il senso di appartenenza a una comunità, c'è la suggestione del fuoco. Ecco perché agli occhi degli agnonesi è questa l'andocciata più bella. Una maestrazione che affonda le sue radici nella tradizione proprio di Agnone, quella la più sentita. I pastori raggiungevano Agnone con le torce, quindi per illuminare il loro sentiero, per assistere alla natività. E quindi si respira un'aria particolare, appunto perché domani è il Santo Natale, quindi questa andocciata si ricollega anche al Paese Vivente. Al termine dell'andocciata, un altro momento molto atteso dagli agnonesi, la rappresentazione della Natività alla sua 57esima edizione. È considerata la più longeva del Molise e si caratterizza per gli argomenti di attualità proposti ogni anno. Stavolta è stato proposto il tema della misericordia, simboleggiato da Madre Teresa di Calcutta. È come ormai consuetudine per noi nel fare la sceneggiatura, e teniamo uno sguardo al passato e uno sguardo anche al presente, e quest'anno non poteva sfuggirci l'occasione, l'anno della misericordia. Misericordia che poi viene impersonata da Santa Madre Teresa di Calcutta, che è, diciamo, l'espressione per eccellenza della misericordia. Ci sta molto molto a cuore perché è stato scritto, i testi sono stati scritti non solo da Giorgio Marcovecchio, ma da un giovane, Tancredi Carlo Magno, e quindi questa è una cosa molto positiva. E vuol dire che questo discorso comincia a entrare veramente nei giovani, e questo ci fa molto piacere, ragazzi tutti pronti, e stiamo diffondendo questa cosa meravigliosa e noi siamo orgogliosi, noi siamo al loro fianco. Noi l'abbiamo detto. Noi saremo al vostro fianco, ma dovete essere voi i protagonisti.